Mangiare tutti insieme fa bene. Secondo una ricerca americana, le tradizionali cene in famiglia sono importanti anche per aiutare i figli ad evitare droghe e alcol. Carlotta Mannu. Io ho 4 figli, vado per 7 nipoti, per me la famiglia, la cena, il pranzo sarà fondamentale. Ma almeno 4 volte a settimana. Praticamente riusciamo a mangiare a sera 5 minuti, perché poi il resto si vanno a vedere la televisione da un'altra parte. Dilemma TV a parte, i buoni propositi ci sono, tutti insieme intorno al tavolo o almeno a 2 a 2. Se il pranzo è solo un ricordo, la cena in famiglia resiste. In media ci si riesce circa 3 volte a settimana. I vantaggi non mancano. Secondo una ricerca americana, cena con i tuoi è uguale a meno alcol, meno sigarette, meno droga. Ad abbandonare per primi il posto a tavola, però, sono proprio i ragazzi. Molte volte torno tardi, ma esco pure, quindi chi prima arriva comincia e gli altri si aggregano. Gli argomenti per chi resta non mancano. La giornata trascorsa e dei problemi quotidiani. A scuola, fidanzati, amori, eccetera, eccetera, però principalmente la scuola. Poi il momento diventa cruciale, a ognuno il suo ruolo. Genitori interrogano, i figli rispondono. Io sto zitta. Assistiamo alla tua camera, metti sempre in disordine, questa casa non è un albergo. Questo aspettano l'ora di cena, per dirtelo. Sì. E le cene cult non mancano mai. Classico intramontabile quando si era piccoli, quando chiedevano di recitare la poesia imparata a scuola, seduti sulla sedia davanti a tutti. Quella era la scocciatura per antonomasia, E quello probabilmente. sempre a cena. Sì, quello a cena, tutte le feste comandate, Pasqua, Natale, festa del papà, della mamma, ce n'era una per ogni occasione.